Siamo qui da tanto, il creatore ci teme. A 7 anni dal precedente Francofonia, il nuovo lungometraggio di Alexander Sakurov, introdotto da una citazione biblica, ulteriore tassello della trilogia sulla natura del potere costituita da Moloch, Toro e il Sole, riprende e rilancia di quei titoli l'idea che la condizione umana consiste in un continuo errare, sviluppando, con accenti personalissimi, l'intenzione, manifestata in passato dal cineasta russo, di girare un lungometraggio sulla Divina Commedia, qui rievocata nell'ambientazione, un purgatorio in cui le anime in pena di Hitler, Stalin, Mussolini e Churchill vagano parcheggiati in attesa del giudizio divino sulla loro sorte, ed alcuni dialoghi, compreso l'incipit del poema dantesco esplicitamente pronunciato. Nel mezzo il cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Un limbo decadente, in bianco e nero, scosso da lampi di luce e squarci cromatici, che richiama le illustrazioni e le incisioni di Piranesi, Doré e Goya, con le figure quasi fantasmatiche dei tre dittatori del politico britannico riprese dai cinegiornali d'epoca e da filmati d'archivio, colte nelle loro diverse età, moltiplicate digitalmente, fatte convivere in contemporanea sullo schermo e riposizionate con un magnifico lavoro di montaggio su fondi tetri e gorgoglianti. Storia показывает, что история повторяется, и избежать повторения истории человечеству не получается. Muovendosi esteticamente e spiritualmente lungo la scia di Tarkovsky, Sakurov compone con Fairy Tale un'autentica opera d'arte, storica, letteraria, allegorica, pittorica e politica, nella quale le conversazioni, il sarcasmo, i litigi dei quattro personaggi centrali del XX secolo, impegnati a turno in monologhi insieme intimi e isterici, si accavallano in una babele di lingue assumendo i contorni di una potente metafora sulla deriva dell'individuo e dell'intera umanità. Un film sull'espiazione mancata delle proprie colpe, terreno e nel contempo metafisico, un film certo non per tutti, ma che tutti, in ogni caso, dovrebbero certamente vedere.